La consulta medica della Congregazione delle Cause dei Santi ha espresso parere positivo riguardo a un presunto miracolo attribuito all'intercessione del venerabile Carlo Acutis. Lo rende noto il postulatore della causa, Nicola Gori, a seguito della seduta che si è svolta nella mattina di giovedì 14 novembre. Prosegue perciò, aggiunge il postulatore, l'iter della causa di canonizzazione del venerabile nel Dicastero Vaticano. La notizia è stata accolta positivamente anche nel Cilento. Questo ragazzo, la cui mamma Antonia Salzano è oriunda di Centola, visitava infatti ogni anno la chiesa di San Mauro Labbruca quando si recava con la famiglia a Palinuro per le vacanze estive. Realizzò sul web la mostra dei miracoli eucaristici e tra gli altri vinserì anche quello di San Mauro Labbruca, facendolo così conoscere nel mondo intero. La sua mostra infatti ha girato e continua a girare i santuari e le parrocchie dei 5 continenti, oltre ad avere tantissime visualizzazioni sul web. Per tale motivo il comune di San Mauro Labbruca ha voluto intitolare una via al venerabile Carlo Acutis e precisamente quella in cui furono ritrovate le ostie profanate dai ladri. Toccanti le parole e il ricordo della madre. Sicuramente, a parte l'onore, perché per noi è sicuramente un grande onore, ma certo è poi un'emozione perché doppia, perché noi comunque in famiglia abbiamo queste origini cilentane da parte della trisnonna di Carlo paterna, e quindi anche un segno ancora più forte. Ma sicuramente quando venimmo qui, parliamo del 2000, fine 2000, che probabilmente era l'estate del 1900, la prima volta con Carlo, perché Carlo stava preparando questa mostra sui miracoli eucaristici che lo impegnò per 4-5 anni, e certo non potevamo mancare a questo luogo speciale dove c'è stato questo miracolo, perché poi facevamo un po' i cacciatori di miracoli in un certo senso, e siamo andati in tanti luoghi speciali dove sono avvenuti i miracoli eucaristici, ma questo ce l'avevamo proprio a due passi da casa, e Carlo era rimasto molto colpito da questo luogo. Ecco, perché la mostra? Ecco, questa mostra perché siccome Carlo ci teneva molto all'Eucaristia, diceva che noi siamo molto più fortunati di coloro che vissero 2000 anni fa accanto a Gesù, come gli apostoli. Oggi si festeggiamo San Giacomo, perché in effetti noi abbiamo Gerusalemme e basta scendere sotto casa, l'abbiamo sotto casa, perché sappiamo che Gesù è vivo, è vero, presente realmente in qualsiasi chiesa dove vi è un tabernacolo. E quindi questa cosa per Carlo era, diceva, noi siamo molto più fortunati perché abbiamo sempre con noi Gesù.